siamo l'azienda Montalto. Sì, l'azienda è un'azienda che è nata da una storia d'amore. È nata nel 1957, dove Filippo e Giulia si sono incontrati e hanno dato vita a una famiglia un paio d'anni prima e subito dopo a questa azienda, che vuole creare dei prodotti che siano in sintonia con non solo con la natura che ci circonda, ma con la natura del nostro corpo. Esatto, uno dei payoff dell'azienda che vediamo qui al Vivaness è cibo per la pelle. Allora vogliamo spiegare un pochino questo concetto, perché il bio non è solamente quello che si mangia, ma anche quello con cui veniamo in contatto. Esattamente, abbiamo creato questo claim cibo per la pelle che abbiamo registrato parecchi anni fa ed è stato fatto proprio per portare, far conoscere alle persone che tutto quello che si mette sulla pelle viene assorbito. Non ha senso curarsi con la fitoterapia, l'omeopatia, mangiare sano e biologico, detersivi buoni per gli abiti, ma anche il cosmetico che noi mettiamo quotidianamente sulla nostra pelle, dai capelli, rossetto per le labbra, una crema per il corpo e così via, è fondamentale. Quelli vengono assorbite tutte queste sostanze. Quali valori porta l'azienda Montalto qui a Vivaness? E poi ho visto che c'è anche una novità. I valori sono quello di fare tutto quello che di fare le cose con il cuore, di fare con amore, parlare del cosmetico naturale vero, veramente naturale. Questo è il senso che noi vogliamo portare da anni qui al Biofac, no? Al Vivaness, dico Biofac perché è nata così, no? E questa è la nostra mission. Sì, c'è una cosa nuova. Per i nostri 60 anni abbiamo realizzato un profumo che si chiama Mefleur 57, che appunto porta la data di nascita dell'azienda, e con l'essenza con cui abbiamo creato questo profumo abbiamo creato una variante del gin tonic, no? Che è fantastica, piace tantissimo. Quindi si può bere? Assolutamente sì, esattamente come i nostri rossetti si possono spalmare sui biscotti e mangiare. Ah, benissimo, allora proveremo. Esattamente. Perfetto, complimenti e buon lavoro. Grazie. Biochimica, l'unica industria italiana importante della detergenza a Vivaness. Come mai questa scelta? Diciamo che oltre ad essere stata una scelta consapevole, siamo stati anche invitati dal nostro certificatore CGPB, che poi peraltro ci ospita anche all'interno dello stand. E devo dire che per noi è la prima esperienza, un'ottima esperienza soprattutto, e devo dire anche una soddisfazione per un'azienda appunto come la nostra. Come diceva, sono 50 anni ormai che siamo sul mercato con prodotti tradizionali, abbiamo fatto questa scelta e devo dire che abbiamo avuto la conferma di aver fatto una scelta molto corretta, perché per poter accedere a Vivaness devi passare una selezione, devi avere dei prodotti che hanno determinate caratteristiche, quindi diciamo che non è una fiera per tutti, mentre biochimica invece c'è. Il biologico è un processo irreversibile, quindi quali sono le intenzioni di biochimica verso questa direzione? Sicuramente abbiamo intenzione di continuare, pur non abbandonando e non tradendo tutto sommato il nostro tradizionale, perché abbiamo verificato che tutto sommato alcuni clienti vedono ancora nel tradizionale il prodotto per la detergenza. Però sicuramente c'è un pubblico sempre più interessato e direi che questa fiera lo ha manifestato ampiamente. È chiaro che noi siamo partiti con un'idea, con una gamma molto ristretta di prodotti, perché nella ecosostenibilità ci sta anche il non spreco, però ci siamo accorti anche poi sul suggerimento di alcuni nostri clienti la mancanza di almeno altre tre referenze che sono ormai pronte, che quindi saranno prossimamente anche quelle sul mercato, ma purtroppo non si è riusciti a presentarle per il Vivaness, ma ci stanno aspettando perché il prodotto comunque è da poco sugli scaffali con un buon riscontro e quindi prossimamente ci sarà tutta la gamma completa. L'altro mercato è una centrale di commercio ecosolidale, un'organizzazione che quest'anno compie 30 anni di storia e che piace pensare non come un punto d'arrivo ma come una strada da celebrare. Il commercio ecosolidale porta in fiera a Biofac in sostanza due grandi valori: il valore del biologico, che è una scelta di sostenibilità ambientale verso la persona, ma sicuramente porta qualcosa in più al biologico, che è quello dell'etica e del valore, diciamo, dell'impatto sociale
dell'impatto sulle comunità di chi lavora ma anche di chi consuma. Quello che noi facciamo in sostanza è lavorare per costruire, far crescere progetti di filiera che partono dagli ingredienti, quindi dalla coltivazione piuttosto che dalla lavorazione di una materia anche di artigianato, quindi dalla cosmetica all'alimentare alle cose fatte a mano. Altro mercato mette la stessa filosofia, che è una filosofia super semplice: quando le persone stanno bene, fanno le cose con passione, fanno belle e positive e quindi sostenibili. Quindi pagare un prezzo giusto per un prodotto, coltivarlo con dei principi di sostenibilità e di rispetto della natura e dell'ambiente, ma soprattutto il rispetto delle persone che sono coinvolte in questo processo. Questa è la nostra filosofia. Ormai quasi il 60% del nostro lavoro è certificato biologico ed è 100% fair trade, quindi che rispetta le condizioni sostanzialmente di miglioramento della vita delle persone, che siano al sud, al nord o in Italia. Comunque questo è il nostro obiettivo: creare delle filiere sostenibili e alla fine un piacere sociale.